Allora, avevo pensato di iniziare questo vlog nella sorridente e soleggiata Puglia, invece mi ritrovo da un gommista a Saronno perché io e la Vale abbiamo bucato mentre stavamo andando in aeroporto. Sono le 8.45, il nostro volo parte alle 10.40. Siamo qui che aspettiamo di essere ricevute e speriamo che qualcuno ci ripari la gomma. Bene, ma non benissimo. Oddio, io... Ma dove l'abbiamo tracciato? Ma secondo me non è stato adesso. Ragazzi, 10 minuti, cioè nemmeno ai box, davvero. Siamo già di nuovo in macchina e stiamo andando. Arriveremo. Puglia, ho capito che non ci vuoi perché ci hai dato dei segnali, ma noi non demordiamo, arriviamo. Oh, raga, siamo arrivati. No, vabbè. Yeah! Ma questo è super royal. Si può calpestare l'erba? Forse no. Ah, sì? Ok. Si calpesta. No, vabbè, incredibile. Spettacolo. Cioè, raga, questa siamo una mini città, ma in realtà sono le nostre stanze. Cioè, noi dormiremo in un trullo. Sì, quello che ti lasciava dentro. Ci abbiamo il divano, Vale? Sì. No, vabbè. Sì, grazie. Ma è bellissimo! Che comunque siamo in un trullo. Uella. Questo bagno è bellissimo. Ma lo faccio dietro, guarda. Sì, esatto. Vale, già vedo. Ci divertiremo molto. Incredibile. E siamo arrivati in Puglia, siamo a Borgo Canonica, ospiti di Daniel Wellington, e passeremo qui questi 2 giorni all'insegna del relax, divertimento e tutte le attività che ci proporranno. Ancora non le sappiamo, le scopriremo insieme. Yupi! Questo posto è bellissimo e cercherò di farvelo vedere e farvi vivere l'esperienza tramite i miei occhi, ok? Abbiamo trovato già questi regalini. Questo è quello che hai scelto tu, Vale, questo è quello che ho scelto io, con il quadrante da 38, oro rosa e il polsino di tessuto blu, rosa e bianco, e il braccialetto in oro rosa. Questo mi sembra un portapassaporto. Meraviglioso, sì. No? È metà di sì. Bellissimo! E questo? Apri, apri. Unboxing. È Natale! Per la valigia! Ma è bellissimo, sulla mia arancione ci starà da Dio. Ah, ci ha riempito di regali. Oh, raga, abbiamo passato il pomeriggio a fare contenuti per voi e poi qua a rilassarci. Paparanzate in piscina. Ma poi sono felicissima perché oggi il prof mi ha approvato la tesi, quindi davvero posso prendermi questi 2 giorni per rilassarmi. Meraviglioso. Che bello! Oh, cosa vedo? Grazie. Alle nostre vacanze più che meritate. Assolutamente sì. Grazie. Alla nostra. Dovremmo essere pronte infighettate in 20 minuti. Le ragazze sono andate a cambiarsi. Beh, noi ce la faremo come sempre. Ci prendono come veniamo, un po' wild. In esattamente 20 minuti. Che bel casino! Quella è, vabbè. Siamo pronte per andare al aperitivo e cena. Ovviamente non mi chiedete dove ho preso la gonna, anche se sono sicura che a qualcuno di voi piacerà, perché l'ho presa qualche anno fa da Guess, ma ormai non la troverete più, sicuro. Stavo ammazzando. Oh, e ora si inizia a mangiare. C'è l'imbarazzo della scelta. Che bello! Vai, Vale, fotografa tutto qua, che è il tuo campo. Esatto.
Ci hanno dato delle corone di fiori veri, infatti profumano un sacco. E non ho ben capito cosa ci dovremmo fare con queste cose perché ero assente. Andrea sembri una... che bello. No, aspetta, aspetta che... Dobbiamo metterci questa cosa, sai. Tavolone influencer. Eccola un'altra. Ciao. Ciao. Fashion sul mio canale YouTube. Ciao. C'è tra l'altro una ragazza che ti ama sul giornale. Ragazzi, ho conosciuto per la prima volta Morgana. Ciao. Siamo tutti quanti tipo riprendendoci. Ma è stranissimo, sono tutti youtuber, solitamente sono l'unica. E cioè, sono tipo, visto che cosa fa con quella della macchinetta. E invece qui ci riprendiamo tutti anche. Terrina di coniglio con fiori di zucca a capocollo, toretta di sale, emulsione di peperone e la menta. Sono dei fusilli al pesto con cordoncelli canditi, che sono dei funghi, e burratina, ina. Yay! Questa è ricciola su crema di barbabietola, spinaci e, non lo so, olio? Crema di barbabietola? In teoria. Spuma di barbabietola. Ok ragazzi, allora le mie storie contro quelle della Vale. Cioè, ma vi rendete conto? Vabbè, ognuno il suo, Serata terminata, è stata carinissimo. Hanno organizzato dei giochi da fare in gruppo, così che ci siamo un po' più... Uniti. E poi abbiamo cenato tutti insieme. Cena deliziosa. E adesso dobbiamo andare a letto perché domani sveglia, insomma, presto, perché alle 8 andiamo a fare yoga. Quindi buonanotte, ci vediamo domani con il day 2 di Puglia Retreat. Ciao! Buongiorno mondo! Sono le 8 e stiamo andando a fare yoga. Questa notte ho dormito abbastanza bene, però ho fatto un sogno a un certo punto in cui praticamente... tipo riuscivo a parlare al telefono con mio nonno e vi giuro, cioè nel sogno gli ho detto che tipo mi mancava, che gli volevo bene, e lui mi ha risposto anche lui, è stato bellissimo. Quindi cioè non so che sto dicendo, però volevo dirvi che se avete i nonni ancora e siete fortunati, andate a dirgli che li volete bene. Voi che siete fortunati potete. Se invece mi sveglio presto ho fame, non so come mai. È perché sei stanca. E quindi, no, è vero, compensi. Cioè, se uno, se tu dormi di meno, mangi di più. Sì. Ah, vedi, ecco. Adesso è chiaro. Verso l'alto, estendete bene le braccia. Tornate un po' indietro e venite in alto. Espiro e ritorno giù. E ritorno su. It's ok. E ancora, inspiro, vengo su. Espiro e scendo, anche inspiro, vengo su, espiro e scendo. Nessuno mi coccola? Giù la testa, Ardha Mukha Svanasana. Dove arrivate va bene, se potete mettete le mani al pavimento se arrivate. Dopo yoga siamo venuti a fare colazione e io non potevo non iniziare la giornata con una mozzarella, che siamo in Puglia e qui la mozzarella si deve mangiare ogni giorno, ogni ora, ogni quando e ogni perché. Poi ci sono questi birottini con lo yogurt, frutta, e ora abbiamo anche ordinato le già ordinate. No, devono abbiamo il menù per ordinare le uova, il resto della breakfast, che consiste in... mi ho rovinato tutto. Alla fine ho scelto una omeletta di zucchine e menta con uova, formaggio grattugiato, zucchine e menta. E sarà il weekend del formaggio. Formaggio. Quanto è buono. Everywhere. Yeah! È stato davvero bello. Vieni, vieni. Qui? Grazie mille. Oh, ci aggiungiamo la mozzarellina perché sì, così sì, tanto. Sì, sì, assolutamente. Sì. Ah no, guardate com'è instagrammabile quello della Vale. Che è tipo pane, salmone e uovo. Ok, poi si apre, no? È l'uovo alla fashion. Siamo ad Alberobello con 1700 trulli. Ci trulli!
Che spettacolo! Oggi li trovate rettangolari o anche quadrati, però in realtà gli angoli si possono rompere e quindi erano vani. Allora, questi poveri cristi hanno dato casa loro per i turisti. No, vabbè, basta, io sto quanto anch'io. Luna! Buongiorno signora. Luna di Davo? Perché qui? Non è più abitabile. Ah. Ah, infatti mi dispiaceva rompere. È tutto originale, guardate, sotto non cemento, tutto originale. Vediamo. Bello, che si tende in guarda là. Neanche fresco. I giorni sono freschi, l'estate è caldo d'inverno. Ah sì, caldo. Deve essere più caldo e poi può fare più caldo. Grazie. Io devo ringraziare Luigi, bravo. No. Qui ad Albero Bello mi sono venuta a salutare tre ragazze. Ciao. Ciao. Che mi hanno rincorso su per i trulli e mi hanno raggiunto. Grazie mille ragazze. Grazie, siete carinissime. Oddio, ho rischiato la morte. Che bel posto. Che buon profumo! Oh, che bello, cioè, che siamo arrivati a pranzo. Degustazione, sicuro. Queste sono fave sgusciate? Fave, penso. Fave, taralli e olive. Sono secche. Io, grazie. Qui? Grazie. Questa è una bomba. Raga, io ve l'ho detto che diventerò un formaggio dopo questa vacanza. Stracciatella di burrata. Oh. Oh. E pomodoro secco. Ok, tutti di maiale, quando sono fatti davvero bene, senza conservanti, pancetta, allora capopollo di mattina franca, pancetta rotolata e tesa con stagionature e speziature diverse, salame dolce leggermente piccante e affumicato, si sente un po' la affumicatura. Scusa, la domanda al mio fidanzato. Quattro formaggi? Sì, tutti di mucca, dal più fresco al più stagionato, caciottina fresca di masseria, formaggio ubriaco, con la buccia se gradite potete mangiarla, bagnata nel vino rosso, caciocavallo 4 mesi di affinamento in grotta e questo è il vacchino, quello più stagionato, pizzica leggermente. Formaggio! Mela e cacao, è piacevole con mela? Questi due. Mela e cacao. Come l'hai fatta? Solo mela frullata e cacao? Ce l'hanno fatta, no? Non la facciamo, ok. Ce la facciamo fare. È piacevole con questi due, miele di castagno, amarognolo, sul più fresco e sul più stagionato, fioroni e peperoncini. Fioroni sono i figli, quelli grossi, pugliesi, va bene con questi due. Grazie. Diventerò un formaggio. Troppo buono. Però sicuramente avrò studiato tutta la quantità. Al tartufo bianco. Che bello. Quindi se io la apro dentro c'è il tartufo. Burrata al tartufo. Sì. Ditemi voi. Apri. Posso aprirla? Apro la burrata. Oh, mamma mia. Raga, dentro c'è il tartufo bianco. Il profumo c'è. Ah, eccolo lì, vedi la puntina. Confermo. Bene, raga, auguri. Basta. Addio. Formaggio. Ma aveva il ristorante? No, a me si fa. No, a me era Michela. Basta, raga. Basta. Basta. Abbiamo cioè, io torno solo una mozzarella. Una burrata. Tornati dalla bellissima Albero Bello e pieni di formaggio fino ai capelli. Adesso andiamo a fare una cooking class. Spero che non sia pasta fatta in casa perché insomma sarebbe un po' triste cucinare le orecchiette e poi non poterle mangiare. No, sono lì. Sono dentro. Ecco, abbiamo rischiato di rimanere chiuse fuori.
Il nostro trullo è una mangiatoia, uguale fa schifo. L'abbiamo ridotto un casino, perché ovviamente non so essere ordinata. E la Vale degna compagna comunque. Quindi faremo la pasta fatta in casa. Appunto, senza glutine, appena detto. Uniamo al centro del tagliere la panina. Con, le con la punta delle dita ricaviamo una cavità. Poco alla volta, eh? Poco alla volta iniziamo a passarla al centro di questa coroncina di farina. Passata la Vale che è più brava. Non lo dirò lo sciopero. Ce l'abbiamo. Fermo, fermo. Questo modo la pasta la rendiamo liscia. L'importante è che sia omogeneo. Con questa mano, quindi col coltello, tiriamo. Questo dito tiene l'orecchietta che sta uscendo e l'altro l'impasto di dietro. Facciamo questo movimento. Tiriamo. Questo dito tiene e l'altro fa questo lavoro. Ballerà. Quindi ora cavatelli. Esatto. Si tira e basta. Sì, si tira e basta. Voilà. Easy. Questo è più facile. Eh sì, decisamente. Come si imposta? Dipende quanto si gira. E ora facciamo i fricelli. Mettici la mano sopra. Sopra dove? E? Cade. Hai fatto uno di quei dolci ungherese. Il curto scalac. L'avevi preso, no? Vabbè. Mentre cade? Abbiamo reso lo chef instagrammabile. Lo stesso del bricotto. Le orecchiette insieme ai fricelli vengono chiamate maritati. Che si sposano. Si sposano, bravissimo. Hai capito. Vedete l'acqua come è diventata torbida? Sì. Questo è dovuto al fatto che abbiamo usato una farina forte come la semola, ricca di glutine. Cioè, visto. Per chi ha problemi di glutine la semola. Se può fa. Non ti vengono le buone sulla respira. No, infatti. Allontanati. No, che bello. Questa te la metto in slow. Io ho bisogno di un boomerang. Oh raga, questo cooking lesson è stata per me molto difficile, non ho fatto niente. Anche perché proprio non posso neanche toccarla questa farina, perché sennò mi vengono le tipo allergie alle bolle. Però la Vale è stata brava. Ha fatto tutte i tipi di piatto, imparato, bellissimo. E adesso stiamo aspettando che lo chef impiatti, così che la Vale possa fare un set fotografico alla pasta e allo chef, ormai è continuo. Lo chef è ormai diventato il nuovo instagrammer youtuber. Allora, questa sera veli di pesce e spada. Mille foglie di piovra, gamberi e verdure al gretto. No, però io ho tanto pesce. Spaghetti e gamberi rossi, fritti di zucca, vellutate di ceci. Ragazzi, una parvenza di verdura. Vi giuro, è la cosa che mi manca di più. Cioè, tutto buono, ma raga, la verdura, cioè, mi manca. Ombrino al vapore, finocchietto all'olio, infuso di pomodoro, sedano e olive. Oh. Buongiorno, ore 9, siamo già colazionate e pronte a partire per andare a fare un giro in Vespa, vi giuro, è il mio sogno, cioè io volevo comprare una nuova Vespa 125 perché io ho il mio cinquantino Liberty che fa schifo e va lentissimo, si corre più veloce di quanto questo vada veloce, però insomma costa un bel po' questa Vespa insomma. Quindi adesso che posso guidarla sono strafelice e me la godo. Vado in Vespa! Stiamo per salire sulla Vespa! Che bello! Certo, nera opaca! Cazzo, nera opaca? Io questo. È già prenotata? Però ti do quella. Cioè, anche questa è prenotata? E la Madonna, vabbè, bianca. Però senza... Devo scegliermela. Ma di chi sono questi orologi? Chi manca? Sì. Non è di Shanti, è Shanti.
Siete pronti a partire, ragazzi? Arrivo, Silvietta. Ciao. Siamo Ostuni. È bellissima. Siamo Ostuni. Oh ragazzi, che bello, siamo arrivati a Ostuni in Vespa e adesso visitiamo un po' la città. Ah, che bello. Le nostre vespine. Siamo arrivati alla terrazza panoramica di Ostuni. Spettacolo. Tornati dal tour in Vespa, che è stata una figata pazzesca. Adesso siamo a pranzo per l'ultimo pasto qui in questo posto. E poi nel pomeriggio partiremo. Vabbè, sarà un'esperienza tornare, chi lo sa. Vabbè raga, finiamo con l'ultima burrata della settimana, perché non ne posso più. Siamo in aeroporto. Ciao, ti beccata. A mangiare sempre. Stiamo cenando qui, visto che il nostro volo è anche in ritardo di un'altra ora. No, di un'ora. E niente, quindi io chiuderei qui questo video. Spero che l'esperienza che ho condiviso con voi vi sia piaciuta. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ma dai. Già dirlo da sola mi fa schifo, no, poi adesso devo dirlo anche davanti a loro, no? Mi disagio anche da sola, cioè è imbarazzante. Io lo odio. E niente, quindi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao! Il pomodorino per lei. Grazie. Caramelle, sono arrivate, grazie, grazie mille. Ti puoi portare l'acqua, poi non ci vediamo. Una mezza frizzante.